Buonasera e benvenuti in una nuova puntata di Quanto puoi fare schifo? Oggi l'ospite di eccezione sarà il buon Leonardo Bonucci. Leonardo, a te la linea. Come si fa a non marcare Mbappé? Ce lo spiega il nostro Leonardo. Ragazzi, pensavo peggio oggi. Pensavo molto peggio. Abbiamo sempre perso, abbiamo sempre fatto cacare. Però abbiamo perso almeno 2-1 e non 5-0, 4-0 come ci aspettavamo. Sono incazzato? Sì, mi sono incazzato durante il gol del PSG. Sì, ma non tanto. Cioè, la mia reazione era: porco Dio, hanno segnato. Perché lì c'è poco da fare. Poi, specialmente a 5 minuti, già che sapevamo tutti sarebbe andata male. Ma almeno hanno contenuto un po'. Poi loro subito, ragazzi, ma Bonucci Bremer quando a 5 minuti là c'era Mbappé, non hanno saputo tenere proprio. Sì, è un alieno, ragazzi, non ci possiamo fare nulla. È una persona di un altro livello. Lo posso dire, Mbappé è il migliore in circolazione, punto. Haaland anche lui fenomenale, ma Mbappé a un altro livello. Haaland non c'ha quello sprint boost, quell'agilità, quel dribbling facile. Come gli riesce a Mbappé? È una cosa mostruosa comunque. Sì, sto sudando io. Poi Juve che non riesce a trovare praticamente molto. Fa qualche cosa Donnarumma, anzi stasera è stato bravo. Con la nazionale fa schifo. Contro il Real Madrid diventano tutti portieri rimbecilliti. Contro la Juve no. No. Contro la Juve si devono spaccare il culo. Come ha fatto McKennie a segnare? Beh, no, non lo sa neanche lui. Sergio Ramos lo odiamo tutti che stava... Paredes, ehi amico, sei mio compagno di squadra. Una settimana dopo, figlio di puttana, ti spacco la faccia. Ragazzi, è stata questa la scena, punto. Poi, come detto, l'altro gol di Mbappé, ragazzi, c'è da dire, è stato bello perché tocco di prima, tiro gol. Tira di prima, è una cosa. Perin non può fare nulla, nel primo tempo ci hanno fatto due tiri, due gol, solo hanno fatto questo. Poi vabbè, i possesso palle, i ciocchetti che ci facevano contro, praticamente ho detto che bello, ci stanno umiliando. Ora io non lo so, ma spero si diano una svegliata. Ma insieme a Bonucci entra anche l'altro ospite speciale. Questo ospite speciale lo troviamo da 6 partite così, Juan Guillermo Cuadrado. Che anche lui oggi ha fatto cacare al cazzo. 6 partite, questa è la sesta, e 5 di campionato, più Champions, siamo a 6. Che ha fatto schifo, proprio schifo al cazzo. Ora, io non so cosa gli prende a Cuadrado quest'anno, non lo so, ma so per certo che non lo posso sopportare ancora. Ma contro la Salernitana, riposa per favore. Ma Di Maria non può entrare lui, quest'altro si è rotto. Si è fatto male di nuovo, ragazzi. Non ce la faccio più. Pogba si opera. Forse torna a fine ottobre, dicono. Chiesa ritorna a gennaio. Mamma mia, siamo disastrati. Ma proprio. E c'è da Rabiot. Si è fatto una buona partita, anzi. Non sta facendo schifo. Però, cioè, non sta facendo né schifo né tanto bene. Sta giocando mediocre, brutta come parola. Vabbè ragazzi, dai, sono così confuso da colpirmi da solo. Mi sta piacendo come gioca. Non è quel centrocampista top che abbiamo. Qualcosa da sa fare. Almeno è il solito fine campionato, sicuramente. Solo che lui si sta confondendo. Speriamo che continui così, non si sa mai. Poi vabbè ragazzi, il cambio epocale proprio di Allegri. Sapete come contro la Fiorentina che è uscito coso, Di Maria è entrato De Sciglio. Ecco, è risuccesso. Juve, fai il 2-1. Deve attaccare Allegri. Locatelli per Milik. Ottimo cambio. Un grande attaccante da affiancare a Vlaovic, Locatelli, non sapevo facesse l'attaccante.
È un qualcosa di assurdo. Non ho capito perché Kostic non sappia. All'Eintracht metteva i cross e comunque da noi o li sbaglia o non li sa fare. È la sindrome di Alexandro, ne sono quasi certo. È una brutta sindrome, devo dire. E comunque fateci caso, oggi non ha giocato Alexandro. Ne abbiamo presi due. Ne ha presi solo due, la Juve. Meno male. Immaginatevi con Alexandro che doveva marcare tipo Hakimi. Buonanotte. Poi all'ultimo Perin, parata sontuosa, cioè non sa neanche lui come ha fatto praticamente. Si butta a destra, la palla la prende col ginocchio, bravissimo pure lui per carità. Ma poi ragazzi, l'altra occasione del PSG c'era Mbappé tutto solo, praticamente Bonucci, tipo un vecchietto con il bastone. Aspettami, Pempe. E c'era Neymar solo, meno male. Ora aveva raddoppiato Bremer, ma non gliel'ha passata, l'ha tirata all'esterno. Là c'era il 3-0, perché ancora stavano 2-0 quelli. E ripeto, così non possiamo andare avanti comunque. Ora, sto girone, come lo affrontiamo sto girone? O ce la giochiamo col Benfica noi, appunto. Anzi, cosa ha fatto il Benfica? Non lo so. Devo andare a controllare, perché non ho ancora visto. Quando è domenica? Domenica sera alle 9:15. Juve Salernitana. Salernitana viene dal 2-2 con l'Empoli. L'Empoli sta facendo anche loro cacare come la Samp. E noi siamo riusciti a pareggiarci con la Samp. Poi vi ricordo, poteva vincere la Salernitana. Così almeno non è molto scontato vincere con la Salernitana. Però non si sa mai, raga. Vediamo, ci sono partite. È una settimana di partite abbordabili, soprattutto per in ottica fantacalcio. Il Milan affronta squadre di bassa classifica. L'Inter pure, la Fiorentina, l'Atalanta, la Juve e la Salernitana. E proprio una di queste cadrà. E perché proprio la Juve? Dai, il video è arrivato a 7 minuti, non voglio annoiarvi molto ancora. Quindi un salutone e buon bestemmione a tutti.